Salve a tutti, benvenute e benvenuti se ci siete. Ciao, bentrovati. Vediamo i Come al solito commenti, se vediamo qualcuno come al solito ci scrive per far sapere che ci se fa ci riceve. in diretta. Però sul... Ecco, ok, Luca, ciao. Ciao Luca. Ivano, perfetto. Massimo, ciao. Ciao, Ivano. Ivano, preparati, la prossima tocca a te. Non dal vivo con tutti, ma sul canale riservato per gli studenti free trade. Facciamo vedere quella meraviglia che hai fatto tu. Ciao Rebecca, Ivano, ciao Giuseppe. Ivano, una Ciao. domanda, ma tu da quanto tempo tradi in opzioni? Ciao Antonio, ciao Giulio, ciao Giovanni. Ciao Giorgio, George, anzi. Rispondi, Ivano, da quanto tempo tra le opzioni? No, non lo faccio vedere qua, ovviamente, lo faremo vedere soltanto nel gruppo privato degli studenti free trade e lo commenteremo insieme a loro, insieme a te, anzi a loro, perché diventi insomma un'opportunità di apprendimento per tutti. Ciao Paolo, ciao. Allora, penso che siamo già a 25, insomma. Aspettiamo il solito minutino. Ha iniziato con noi, wow. Ah, ma dai, Ivano. Sei come Giotto con Cimabue, diventi più bravo il maestro. Papà, noi non ci siamo mai definiti, ragazzi, né maestri né master trader No. né coach. Ah, a me è arrivata una volta una mail di uno che si definiva coacher, giuro, coacher, trader e coacher, scritto coacher. Ma perché a me? Vabbè, Sì, secondo me ragazzi. tu c'hai una calamita sulle tue No, c'è mail, una perché calamità. tutto a te ti arriva questa cosa. Io cerco di... Tanto Patrizia non c'è. Cerco di attirare le donne, ma attiro questi coach. No, perché dovete sapere che Giuseppe ogni tanto mi arrivano questi screenshot che mi manda su Skype o cose di cose improbabili senza fare nomi, ma insomma... No, questi in inglese terribile, Sì, mamma o mia. inglese, ma addirittura italiano. Tante volte gente che veramente non riesce a mettere le cose in italiano, allora lui questa cosa non lo sopporta e quindi... No, ma io dico, per carità, in italiano lo svarione ci sta, beh, non è che devi essere Petrarca e Dante, però perché scrivi in inglese se non lo sai? Scrivi in italiano, Vabbè, basta già le due lettere che fai. Ciao Antonio. Ciao, ciao, ciao a tutti, ragazzi, ciao Giovanni, ciao Raul, ciao Gianluca. Oh, ma che stai Oh, dicendo? a Patri... ma che c'entri, vabbè. No, Dai. Giovanni, noi traduciamo sempre le podcast di Scott. Ogni santo venerdì la traduciamo. Sono tutte disponibili. L'ultima l'abbiamo addirittura fatta dal vivo insieme a un gruppo di una quindicina di studenti, quella sui Synthetix. Quindi Ciao traduciamo Simone. sempre. E quali Che facciamo? donne? Partiamo? Anzi, Infatti, parti tu. Paolo purtroppo parla sempre di donne, io essendo arrivato da solo, no. No, niente, Patrizia, Sempre tranquilla. Paolo, io non c'entro niente. Allora, partiamo subito con la lezione di oggi, quindi facciamo come al solito lo share dello screen. E adesso fra un po' dovreste vederlo, share, togliamo le facce. E andiamo sul PowerPoint che dovrebbe stare qua. Se vedete il PowerPoint, ditemelo. Sì, vai. Allora, ragazzi, la lezione di oggi ci inizia a essere un po' più pesante di quelle precedenti, ma cercheremo comunque di darci anche oggi un po' di leggerezza. Come avete letto, si parla di nella mail di invito si parla di delta. Parliamo cioè di greche e sviluppiamo il discorso iniziato l'altra volta, nella lezione l'altra volta, nella quale vi abbiamo detto, no? Vi abbiamo fatto vedere in generale come reagisce l'opzione rispetto ai parametri che ne determinano il valore. Se ci focalizziamo sul primo parametro, che è il prezzo del sottostante, abbiamo visto l'altra volta, lo ricorderete, che la put lunga
se il sottostante sale perde, così come perde la call corta, se il sottostante scende invece guadagna la put lunga e la call corta, e viceversa ovviamente quando il sottostante sale guadagnano la call lunga e la put corta, e quando il sottostante scende la call lunga e la put corta soffrono. Questo l'abbiamo visto in generale. Oggi quindi ci iniziamo a andiamo a dettagliare questo aspetto, considerando che l'opzione in realtà è usata anche da tanti, a torto a ragione, come una specie di imitazione del sottostante. Quindi quando si parla di imitazioni, no? Potremmo dire che Max Tortora, che penso che conosciate, è alla fine pure lui un derivato, no? Ed è, immagino che questa performance di Max Tortora la conoscete, no? Ma che è finito? Questo. No, ma che bello! Buonasera, ma grande, che bella sorpresa. Purtroppo maestro, non lo fa più perché è finito lo spettacolo. Ma perché... Diciamo che questa è una bella imitazione, no? È un derivato di Alberto di Max Sordi, è un derivato di Alberto Sordi molto, molto somigliante. Però diciamo che da quello che ci verrebbe a chiedere o da misurare di quanto. Quanto si distingue dall'originale Max Tortora, perché non è che sempre le cose vanno bene, no? A volte le cose vanno peggio, come in questo caso qua, che non so... fai veramente, sei veramente un trash man, Questo qui, no? Probabilmente non è bravo come Max Tortora. 7 giorni a e quindi lo zittiamo subito, perché diciamo che questo qua, vattene via, mamma mia, questo qua non è un'imitazione uscita bene, quindi è un derivato che non segue molto il sottostante, il buon Celentano. Diciamo che anzi questo qui è piuttosto distante dall'originale, quindi è come una married put rispetto ad una call, sono due cose diversissime, come insegnano i master trader italiani, e questo è un derivato molto distante, molto diverso dall'originale. Quindi nel nostro caso ovviamente sta scherzando, sì, ovviamente sì, ragazzi, sono magari la gente dice ma allora sì, sono due cose diverse. No, noi ve lo diciamo di voi. Va bene, Paolo, diciamolo a doppia voce: la married put è una call sintetica. Chi dice il contrario non conosce le opzioni. Detto questo, andiamo avanti. Allora, signore e signori, l'imitatore, se guardiamo all'opzione, no, come un imitatore, come un Max Tortora o quel signore là, il Susanna Monamour del derivato, no, l'opzione ha la fortuna di poter essere sia Max Tortora sia Susanna Monamour. E quello che è l'opzione rispetto al derivato, cioè come si muove, se si muove all'unisono col derivato o si muove solo di poco rispetto al derivato, ce lo dice il delta. Questa variabile, questa greca, questa misura della sensibilità dell'opzione, ci dice come cambia il valore di un'opzione quando il sottostante si muove. Ricordate quello che abbiamo detto l'altra volta, no? Abbiamo visto già il senso, la direzione del movimento del sottostante e il correlato impatto sul movimento del prezzo dell'opzione. Stavolta, no, andiamo a vedere il quantum, cioè di quanto cambia il valore dell'opzione rispetto alla variazione del sottostante. Quindi c'è un'opzione, l'opzione può essere uno stato Max Tortora che sostanzialmente si muove tanto quanto il sottostante, quindi è praticamente identica al sottostante, come il bravo Max era praticamente identico al buon Alberto Sordi, oppure anche la stessa opzione a volte può essere, può overnight trasformarsi in Susanna Monamour e quindi non muoversi per niente e non assomigliare per niente al sottostante. Andiamo allora a vedere sto benedetto delta. Allora, qua vi abbiamo portato un grafico. Allora, guardate intanto il grafico in blu scuro, no? Quello ormai ve l'abbiamo fatto conoscere sotto Natale, quello è il grafico di una call. No, dal punto qua di flessione all'altezza dello strike 30, capite anche che una call con strike 30, una call lunga con strike 30, e abbiamo visto, no, come abbiamo imparato nella lezione precedente, che quando il sottostante aumenta, lo vedete qui, da 30 va a 33,5, 34, questa call
il valore di questa colla aumenta. Ma questo grafico, questa linea blu, è il grafico dell'opzione alla scadenza, quando cioè scadrà quel diritto, quell'opzione. Quella curva gialla invece è la curva del delta. E la curva del delta, come vedete, dovete guardare qui sulla parte destra del grafico, ha dei valori che vanno da 0 a 100. In corrispondenza di ciascuno strike, ci dice questa curva quant'è la variazione percentuale dell'opzione al variare del prezzo dell'azione. Quindi, con il sottostante a 30, no? Il delta della call, di questa call 30, come vedete, è esattamente 50. Quindi questa è la prima regola fondamentale. Il delta delle opzioni a demand è 50. Vuol dire che per ogni dollaro di aumento del sottostante, quindi da 30 a 31, la nostra call prende 50 centesimi, quindi prende il 50%. Come vedete, man mano che lo strike sale, il sottostante sale, sale anche il delta. Come vedete, il massimo che il delta può raggiungere è da 0 a 100, come vi dicevo prima. Quando sta a 100, che cosa vuol dire? Che quando una opzione ha un delta 100, ad ogni movimento del sottostante corrisponde un movimento uguale al 100% sull'opzione. Quindi se il sottostante sale di un punto, l'opzione sale di un punto. Se il sottostante sale di 20 centesimi, l'opzione prende 20 centesimi. Cioè, e in pratica stiamo parlando del fatto che a zero, quando il delta è zero, l'opzione è Susanna Monamour. Cioè non si muove. Vedete, il delta zero sta qui in basso. Quindi quando il sottostante sta sotto i 26, no, questa opzione ha delta zero, perché non si muove, cioè è molto distante. Quando il sottostante invece sta a 34, questa opzione, il valore di questa opzione aumenta pari pari allo stesso modo al 100% come per il sottostante. Questo nel caso della call. Nel caso della put, ovviamente, come vedete, è ribaltato, come il titolo della slide. E notate che qui, no, adesso sulla il delta delle put c'ha lo 0 sopra, perciò abbiamo ribaltato il titolo, e il 100 sotto. Che cosa vuol dire? Ovviamente la put funziona all'opposto, no? Quindi la put scusa, Giuseppe, il meno 100. Sì, sì, meno 100, no, ci stavo arrivando, era piano piano. No, perché detto allora, 100. Sì, no, no, sì, ma è giusto, però ci arriviamo un attimo con calma. Allora, la put, abbiamo detto, funziona all'opposto della call, no? Quindi la put guadagna quando il sottostante scende. La put è uno strumento ribassista. Quando questa è una put, sempre con strike 30, come vedete sempre dal punto di flessione qui sulla riga blu. Ora, se il sottostante sta più in alto di 30, quindi sta a 34, la nostra put vale, il delta della nostra put vale 0. Perché? Perché il sottostante è molto più in alto dello strike della put, quindi questa put tendenzialmente non reagisce. E quindi è una put, no? Come abbiamo visto prima, che potremmo dire la Susanna Monamour. Se invece il sottostante, lo vediamo qui a sinistra, dovesse scendere sotto i 30 e arrivare a 26, quella put ha un delta, per il momento diciamo 100, quindi ha un delta max tortora, perché reagisce paro paro rispetto al sottostante. Tuttavia, come faceva notare giustamente Paolo, no? Il delta in questo caso deve essere negativo. Perché? Perché la put, no, aumenta di valore, quindi segno positivo, quando il sottostante scende. Quindi se io dico che il sottostante da 30 va a 26, fa meno 4, per far aumentare di più 4 dollari il valore della mia put, il mio delta deve essere di meno 100, in modo che la moltiplicazione meno per meno mi dà più. Quindi l'altro messaggio è, il primo l'abbiamo visto nella slide precedente, le call at the money hanno un delta 50. Abbiamo anche visto che le call vanno da 0 a 100 come delta, e le put vanno da 0 a meno 100. Ma l'altra cosa che notate qua è che anche le put, vedete qui in questo punto dove vi sto indicando, quando sono a demand, quindi quando il sottostante è a 30
e io ho una put 30, anche le put hanno un delta 50, in questo caso ovviamente meno 50. Quindi questi concetti metteteveli bene in testa, no? Quando siamo a the money, sia put sia call hanno un delta 50, le put ovviamente è negativo e le call è positivo. Qui volevo giusto aggiungere una cosa, Giuseppe. Infatti, diciamo in gergo opzionistico, per chi fa trading in opzioni, molto spesso quando si deve dire come stai con un portafoglio, come stai con una posizione, come sei messo, di solito dice sono delta negativo oppure sono delta positivo. Quando uno dice sono delta positivo, vuol dire che le tue strategie, il tuo portafoglio o una strategia singola, eccetera, è lunga. Quindi sono delta positivo vuol dire che guadagno se il sottostante, se il mercato sale. Quando sono delta negativo vuol dire che ho un portafoglio, ho una posizione, ho una serie di posizioni per cui sono più propenso a guadagnare se tutta la mia posizione o le mie posizioni guadagnano se il mercato scende. Quindi la definizione delta negativo, delta positivo è un modo che si dice tra opzionisti per definire che direzione abbiamo di guadagno. Okay. Allora ragazzi, un'altra sottigliezza un'altra, direi, una cosa terminologica, ma quando si parla di delta, voi sentirete parlare di delta o tutte queste varie definizioni sono la stessa, delta 50, delta 0,50, ed è la stessa identica cosa, perché il delta, no, si misura sulla singola, sull'opzione, si misura in decimali. Quindi se voi andate su una option chain, normalmente il delta 50 lo vedete rappresentato 0,5. Però siccome l'opzione muove 100 azioni, le opzioni americane muovono tutte 100 azioni, il delta viene moltiplicato per 100, quindi diventa da 0,50 diventa 50, da 0,10 diventa 10 e così via. In ogni caso, se vi dicono delta 10 o delta 0,10 è la stessa cosa. Iniziate ad assumere anche questa dimestichezza, questa flessibilità con l'option jargon, con il gergo delle opzioni. Allora, andiamo avanti. Quindi il delta, abbiamo detto, misura come cambia il volume di opzione a valore sottostante. Abbiamo anche visto, no, nella puntata precedente, che la call lunga ha delta positivo, perché vi ricordate, abbiamo detto che la call lunga, quando il sottostante sale, guadagna, quindi ha un delta positivo. La put lunga, invece l'abbiamo visto anche stasera, ha un delta negativo. La call corta ovviamente è l'opposto della call lunga, quindi ha un delta negativo. La put corta è l'opposto della put lunga, quindi ha un delta positivo. Il sottostante, ragazzi, ovviamente ha un delta pari a 1, perché per definizione se il sottostante si muove di un punto, il sottostante aumenta di un punto, quindi non c'è delta. Qua, allora, cerchiamo di guardarlo un po' in dettaglio. Qua abbiamo messo un asse, no, tratteggiato, e dove vedete le frecce e il valore a the money, cioè il punto in cui si trova in questo momento il nostro sottostante. E come al solito, andando a destra, abbiamo valori crescenti, quindi il sottostante sta salendo, l'azione, l'indice sta salendo, a sinistra sta scendendo. Che cosa succede? Ricordate, qui abbiamo la call in alto, qui abbiamo la put. Abbiamo detto prima che sempre, in ogni caso, le put e le call a the money hanno un delta di 0,50, positivo ovviamente le call, negativo le put. Ovviamente parliamo di opzioni lunghe. Se il sottostante sale, il delta delle call aumenta e fino a raggiungere un massimo di 1, perché ovviamente, no, se torniamo nella metafora di Max Tortora, Max Tortora può essere al massimo identico a Alberto Sordi, ma non può essere di più, non può andare oltre il 100% di somiglianza. E così anche l'opzione. La call, quando il sottostante... Stai parlando? Va? No. No, sentivo la mia voce, l'eco della mia voce. Dicevo, quando il sottostante sale, no, la call può replicare il sottostante, appunto, fino al massimo della replica perfetta, oltre non può andare. E viceversa, quando il sottostante scende, il delta della call tende a
a diminuire fino ad azzerarsi, ed ovviamente più sotto di zero non può andare. Cioè significa un delta zero, significa che è un'opzione, una call talmente distante dalla demand che il mercato non le dà nessuna chance di andare in demand. Quindi in sostanza, se anche il sottostante si muove, lei si afferma. Per le put vale il contrario: quando il sottostante sale, il delta tende a zero; quando il sottostante scende, il delta cresce e tende, in realtà, se volessimo essere rigorosi a un punto di vista matematico, da 0,50 a meno 1 diminuisce, ma diciamo che aumenta in valore assoluto, e da 0,50 arriva a meno 1 fino a, per opportuni valori del sottostante, a replicare perfettamente la, il sottostante, appunto. Ora però, come abbiamo visto, l'altra volta abbiamo detto che ci dispiaceva per voi e anche per i formatori un po' meno, un po' più, come dire, raccogliticci, che il delta in realtà non è statico. Perché quando si muove il sottostante, il delta cambia, ovviamente, no? Se voi immaginate che di avere una supponiamo una call at the money, abbiamo visto che se nella slide proprio immediatamente precedente abbiamo visto che se il sottostante aumenta, il delta aumenta, quindi evidentemente, no, questo è scontato, se il sottostante si muove anche il delta. Quindi in pratica, no, se torniamo sempre agli imitatori, c'è sempre una chance, anche se remotissima, anche per il filtro celentano di diventare una specie di marzotto, può sempre migliorare, benché probabilmente quel signore nel video non ne ha tante di chance, ha un delta molto basso. Però non è soltanto il sottostante a far vedere il delta. Questa è la complicazione, ma anche la bellezza, la potenza delle opzioni. No? Perché è una, in sostanza, quella che si potrebbe definire un'analisi multivariata. Non è soltanto il movimento del sottostante che fa variare il delta, quello l'abbiamo visto, è abbastanza intuitivo. Quello che conta anche, ai noi o ai voi, è quello che fanno i nostri due vecchi amici, cioè la volatilità. Ve lo ricordate, l'abbiamo vista l'altra volta, l'abbiamo rappresentata con questo zigzag, nonché il tempo che abbiamo rappresentato con l'orologio che con la pendola. Quindi il nostro delta cambia anche se anche per assurdo il sottostante sta fermo, ma si muovono la volatilità e ovviamente il tempo che continua a muoversi, il delta cambia. E qua adesso dovete fare un po' di attenzione, perché noi vi spieghiamo, no? Facciamo veramente un passo abbastanza avanzato nel mondo delle opzioni, per capire che cosa succede al delta quando questi due signori qui, il tempo e la volatilità, si muovono. Effetto del tempo che passa sul delta. Quindi, allora, voi cercate sempre, no, di usare un po' di intuizione. Se passa, e per usare l'intuizione, la cosa più semplice da fare è ragionare su una singola variabile, tenendo ferme le altre. Quindi, il sottostante sta fermo, ok? La volatilità sta ferma, vi trovate per qualche magico meccanismo una bella call in the money, deep in the money, una call con delta, facciamo 70, e quindi una call, supponiamo che ha strike 30 e il sottostante sta a 40, e il tempo continua a passare. Intuitivamente, no, che cosa succede? Succede, no, che il passaggio del tempo rende, no, sempre più probabile il fatto che voi arrivate alla scadenza e quella call scade in the money, e quella call si porta a casa il profitto. Quindi il delta a quel punto che cosa fa? Tende ad aumentare. E infatti col passare del tempo, no, a parità di altre variabili come abbiamo visto, il delta cresce per le opzioni in the money e diminuisce per quelle out of the money. Perché se tu fai il caso, se voi fate il caso opposto, no? Avete una call 30 con il sottostante che sta a 10, a 20, a 15, più il tempo passa, più chance vi sono che rimaniate voi a cantare Susanna Mon Amour e con Corrado Mantoni, buonanima, che vi guarda e dice basta, andatevene a casa, non ci avete chance. Quindi il delta, quando l'opzione è in the money e il tempo passa, tende a gonfiarsi; quando l'opzione è out of the money, tende a sgonfiarsi, a diminuire. Il motivo l'abbiamo visto, no? Alla scadenza, no, il delta è un dato binario,
lo vedete qua, guardate queste, in questo grafico qua, lo vedete, queste curve, non so, sono viola, fucsia, rappresentano il delta proprio il giorno della scadenza, lo vedete qui, è last trading day. Allora, adesso, ancorché si tratti di esempi del 2006, sono, il concetto assolutamente non cambia. Nell'ultimo giorno, no? Qui vedete, abbiamo una call 2125 e una put 2125. L'ultimo giorno della scadenza, no? A pochi istanti dalla scadenza, il delta è o 0 e 1, cioè se la nostra call è 2125, tutto ciò, no? Che è il nostro delta è 1 per se il sottostante va oltre il nostro strike. Perché? Perché la nostra call assume valore. Se il sottostante va da 2125 a 2126, anche solo di un punto, il nostro delta è 1 perché la nostra opzione a pochi istanti dalla scadenza guadagna esattamente quanto guadagna l'opzione che sale. Se invece il sottostante sta a 2124, il nostro delta è 0 perché l'opzione non se il sottostante sta sotto, l'opzione scadrà out of the money. Stesso discorso vale sulla put. Quindi, essendo la scadenza un dato binario o 0 o 1, no, il delta più si avvicina alla scadenza e più l'opzione in demand, più tende a gonfiarsi e ad avvicinarsi a 1, perché appunto aumenta la possibilità con l'avvicinarsi alla scadenza che la nostra opzione scada in demand. Questo l'abbiamo visto, il delta dell'opzione ATM, ricordatevi sempre, è 0,50. Più per le call, meno per le put, e questo che il modo in cui abbiamo parlato del delta, no, vi dà un'altra chiave di lettura del delta. Il delta lo potete utilizzare come una proxy, come un'approssimazione della probabilità che il mercato dà in quel momento che l'opzione scada in demand. Cioè, se voi adesso qui sono le 9:27, alle 9:30 di sera di Riyadh, alle 7:30 italiane, voi guardate un'opzione e quell'opzione in quel momento ha un delta di 37,5, vuol dire che il mercato la sta apprezzando con una probabilità approssimativa che alla scadenza quell'opzione vada in demand del 37,5%. Allora, questa è un warning che diamo sempre, non è assolutamente un calcolo matematico, addirittura i puristi di Black & Scholes vi diranno che è un calcolo che non ha nessuna attinenza con la formula, anzi non dovrebbe essere fatto, però è una regola del pollice che usano che usa gente come i nostri amici americani, che è stato sui floor, e soprattutto in tempi in cui non c'erano i computer non erano così potenti come quelli di oggi, la usavano come una buona approssimazione. Ora, se noi proviamo ad andare qui andiamo su questo. Allora, qui vi abbiamo messo un foglio Excel che io e Paolo usiamo anche per farvi vedere gli effetti dal vivo. Allora, qui vedete, abbiamo preso un'opzione su un sottostante ipotetico che in questo momento quota 30. Vi facciamo vedere proprio i fatti salienti. Con una scadenza, oggi il 20 gennaio era ieri, vabbè, comunque diciamo una scadenza a 30 giorni, vedete, 20 gennaio, 20 febbraio, 31 giorni alla scadenza, li vedete qua. Questa che vedete è la famosa curva del delta, quella gialla. Allora, se noi, adesso io qua, no, premendo questo pulsante, farò girare avanzare il tempo fittiziamente per farvi vedere che succede. Guardate la curva del delta cosa succede. Vedete che inizia a diventare sempre più ripida? Cioè, più è il fenomeno che vi dicevo prima. Cioè, più avanti va il tempo, più un'opzione che è in the money, come abbiamo detto prima, tende ad aumentare di delta, più un'opzione che è out of the money tende a perdere il delta. Questo è per l'effetto del tempo. Se adesso torniamo sulle slide, andiamo a vedere, e abbiamo poi quasi finito, l'effetto della volatilità. Allora, la volatilità, vi ricordate cosa significa? Avevamo parlato di volatilità con titoli che erano dei sorci morti, dei titoli che si muovevano abbastanza,
che erano Topolino, e gli altri che erano Speedy Gonzales, quelli che avevano la volatilità molto alta, che li faceva spaziare su diversi valori in maniera estremamente rapida. Allora, quando la volatilità aumenta, gli effetti sul delta sono diversi per le opzioni in the money e out of the money. Quindi, che cosa significa? Che per le opzioni in the money il delta diminuisce. Esattamente, vi ricordate prima che abbiamo detto, quando il tempo passa, no, il delta delle opzioni in the money aumenta. Quando aumenta la volatilità, il delta diminuisce. Ricordatevi questo punto perché è importante. Per le opzioni out of the money, il delta, quando la volatilità sale, il delta aumenta. E se vi ricordate prima, abbiamo detto che per le opzioni out of the money, quando il tempo passa, il delta invece diminuisce. Allora, che cosa si può concludere da questo? Che la volatilità e il tempo sono in qualche modo collegati. E non è il famoso prezzo-tempo dei trader che fanno gli oroscopi, ma se ci pensate, no, intuitivamente, un aumento della volatilità è come se fosse una sorta di dilatazione del tempo. Perché abbiamo visto prima, no, che il tempo che passa aumenta il delta delle opzioni in the money, perché aumenta la chance che alla fine l'opzione scade e quella scade in the money. Se io invece aumento la volatilità, la volatilità sale, che cosa succede? Succede che aumenta la probabilità che il sottostante, che magari adesso è deep in the money, si muova e mi butti via l'in the money e mi riporti l'opzione addirittura out of the money. Quindi è come se aumentasse il tempo. Quindi hanno effetti contrastanti, opposti direi. Il tempo che passa giova alle opzioni in the money, la volatilità che aumenta invece va a detrimento, e viceversa. Il tempo che passa punisce il delta delle opzioni out of the money, ma se la volatilità aumenta, le opzioni out of the money aumentano di delta. Perché? Perché essendo a quel punto il titolo un titolo che si muove molto di più rispetto a quanto si muoveva prima, anche un sorcio morto ha una chance, se non di diventare Speedy Gonzales, ma di muoversi come Topolino, e quindi ha una qualche probabilità in più di muoversi in modo tale che la nostra opzione morta e sepolta prima con delta zero diventi un'opzione in the money. Questo diciamo che esaurisce la lezione sul delta. Allora, il consiglio che vi diamo, siccome siamo andati su argomenti abbastanza, no, un po' più impegnativi, no, perché niente di trascendentale, però il consiglio che vi diamo, anzi sono due consigli che vi diamo. Il primo, ovviamente la lezione sta registrata, la troverete, la potete vedere quante volte volete. L'altro è però di iniziare a vedere in un'ottica multidimensionale quante possibilità ci sono, no, di analisi sulle opzioni che il sottostante non c'ha, perché il sottostante, come diciamo spesso, o sale o scende, e alla fine le possibilità operative non è che siano tante. Invece, usando Paolo, è scomparso. Eccolo qua. Giuseppe, io purtroppo non ti sento, sento malissimo, sto provando a risettare, ma tu mi senti? Sì, ora sei rientrato, eri stato buttato fuori. Adesso sì. Che non ti allora, niente, quindi dicevamo, tutta questa multidimensionalità è tutto un valore aggiunto che vi servirà, e in fasi poi di corso più avanzato, che poi vi spiegheremo come verrà erogato nelle portate successive, voi vedrete che quando riuscirete quando applicherete le nozioni delle greche e del modo in cui reagiscono le greche a strategie di opzioni, vi renderete conto che le possibilità operative sono infinite, per cui l'augurio che vi facciamo, Pratesi, si smetta di pistare su quei tasti della tastiera anni 70 che c'hai, che sono indisciplinato, uno studente indisciplinato. Quindi imparerete, la smetterete di fare opzioni naked, B,
capirete molto meglio come reagisco alle vostre strategie, proprio perché, credeteci, diventerà per voi, come dice il nostro amico Scott, second nature, connaturato, analizzare le strategie su quelli che poi vi faremo vedere, si chiamano inflection points, che sono cioè i punti nei quali le greche cambiano e cambiano anche i profitti e le perdite delle vostre opzioni. Conoscendo queste cose, diventerete degli abili nocchieri nel mondo delle opzioni, rispetto a chi invece le opzioni le compra naked e magari incrocia le dita sperando che scadano in the money o la the money se la perdute. Veramente questa cosa che diventeranno tutti bravi nocchieri e dei campioni del mondo dipende chi seguono. Se seguono noi, anzi tu professore, non oserei No, mai. no, 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 no. No, ma poi ragazzi, ma poi quel bugiardo maledetto, cioè, e lui prima di iniziare 3 minuti prima fa: ah, guarda, ho scoperto una cosa, poi te la faccio vedere. Che cacchio mi stai dicendo là? Facciamo 6 contro 4, 3 contro 3. Poi lui che fa, Non si non dice, è vero, perché io sono. io sono lo stratega, capito? Ecco, allora non rompere. Allora, vediamo un po', Raul. No, attenzione, allora, il delta neutrale ovviamente non esiste sulle opzioni singole. Opzioni singole non è mai delta neutrale. Esatto. Quando è delta Ok. neutrale, quando c'è una strategia, quando ci sono delle opzioni composte, diverse opzioni composte creano un delta neutrale, ma è un argomento, diciamo, a parte, quindi diciamo. Ah, è un argomento molto più complicato, al quale magari ci arriverà. Tuttavia, ragazzi, questo ti do appunto per dirvi, no, che il delta, come vi abbiamo accennato, è una fotografia istantanea del momento. Anche quel concetto di probabilità, no? E in questo momento, con le attuali condizioni del mercato, adesso non lo so, se noi prendiamo una qualunque option chain, io me la sto prendendo qua su Interactive Brokers, io sto guardando a caso, allora, opzioni sull'indice Standard Poor's 500, scadenza 27 gennaio, quindi tra 6 giorni, il sottostante è 7.854 circa. Allora, in questo momento, con le condizioni attuali di mercato, la mia option chain di Interactive Broker dà alla call 3835, quindi una call in the money, dà un delta, perché il sottostante sta a 3854, dà un delta di 0,606, cioè di un delta di 60 e mezzo, 61. Cioè il 61% di questa opzione sta in the money. In questo momento, con questo mercato e con questa volatilità. Se domani, no, per qualunque motivo, se non lo so, succede qualche cosa in Corea del Nord, la volatilità sale, questa opzione avrà un delta diverso per quegli effetti sul delta che vi dicevamo. E questo vi fa capire anche l'importanza di avere questo approccio multidimensionale, perché vi fa capire quali sono gli effetti delle varie variabili in gioco sulle altre che voi state monitorando. Luca, come si può correggere il delta? Correggere da capo l'opzione, sull'opzione nuda, sulla singola opzione, non è che il delta si corregge, il delta cambia. Per quanto riguarda se tu mi parli invece di correzione di delta sulle strategie, beh, quello è un tema. Cioè, forse Luca intende correggere il delta, nel senso è chiaro che ci sono Ha tante scritto strategie di puntata. correzione del delta, no? Ad esempio, una delle più famose è il gamma scalping, no? O il reverse gamma scalping, a seconda da che parte si prende. Però, fondamentalmente, tu vai a creare una strategia che ha, diciamo, normalmente parte delta neutrale, no? E poi, quando tu il movimento del sottostante lo porta in delta negativo o in delta positivo, tu vai a creare delle posizioni, diciamo, tra virgolette sintetiche, diciamo, quindi acquistando o vendendo del sottostante per riportare il delta zero. Quindi questa è una classica strategia, si chiama delta neutrale, si chiama gamma scalping, nel senso che si va a fare uno scalping sul gamma per riportare poi le strategie sempre nella posizione iniziale, per fare in modo di guadagnare dal passaggio del tempo. Però è un qualche cosa che è un po' più avanzato. Veramente qua cioè, veramente noi adesso stiamo iniziando a mettere la prima e la seconda, che stiamo parlando di guida in controsterzo, la Esatto. Villeneuve sul bagnato di Monte Carlo. Cioè.
Andiamo. Allora, per chi non lo sapesse, delta neutrale significa iniziare una strategia dove le varie leg che si combinano, le varie opzioni che si combinano, danno un delta zero. Il delta zero che cosa significa? Che significa che quella strategia non si muove quando si muove il sottostante, però è, come appunto vi diceva prima Paolo, è una circostanza puntuale, perché ha fatto il classico, è come l'ha visto in greco. È un'azione puntuale che in quel momento è vera, però quando poi in sottostante si muove, i delta cambiano, non è più delta neutrale, da qui gli aggiustamenti di Paolo. Allora, Ermanno dice: ma le opzioni naked settimanali, ragazzi, noi ne approfittiamo per noi, no? Cioè, noi non siamo contro le naked. Se volete fare le naked, però la naked, no, va fatta, come vi dicevo prima, conoscendo quali sono le variabili che su quella naked hanno influenza. Cioè, se tu mi shorti una put con delta 40, non so, dico o 60 o 30, quello che vuoi, devi sapere che cosa sta, ti dicono le greche in quel momento, perché poi ci sono le altre, il theta, il gamma, e capire quale può essere la reazione non soltanto della tua naked a quelle greche, ma anche le greche che stai vendendo in quel momento, come reagiscono quando le cose cambiano. Poi, ragazzi. Molto spesso l'errore che uno fa è pensare, in questo caso per assurdo, la lezione è proprio quella di oggi, no? Pensare solo al delta, cioè uno dice io vendo quello strike, io sotto quello, sopra quello strike guadagno, sotto quello strike perdo e quindi non prende in considerazione la direzione e la distanza e non prende in considerazione tutta un'altra serie di parametri, no? Sono il vega, il theta, diciamo, tutta una serie di cose che vanno a influire su quella posizione. Comunque una regola fondamentale, Ermanno, diciamo, noi l'abbiamo detto Giuseppe l'altro giorno, io lo vorrei ripetere perché è un elemento importante. Si possono fare le naked, l'importante è il sizing, cioè la dimensione. Cioè tu quando vai a fare una naked, l'importante è che se ti assegnano, e quindi se quella put che hai venduto si trasforma in 100 azioni, il valore totale di quelle 100 azioni, no, sia una quantità tale per cui l'ammontare, diciamo, di quelle 100 azioni sia sempre una percentuale minima del tuo capitale. Faccio un esempio. Io shorto una naked di un titolo che costa 10 dollari, no? Quindi se mi assegnano alla scadenza quella put di un titolo che costa 10 dollari, mi danno praticamente 100 azioni da 10 dollari. 100 azioni da 10 dollari sono 1000 euro. Bene, io devo avere almeno un conto di 10.000 euro. Allora, io ho un conto di 10.000 euro. Se mi assegnano quella put, io ricevo azioni per 1000 euro, vabbè, ho il 10% del mio portafoglio coperto da quei titoli. Allora, fatta in questa maniera, tu non hai grossi rischi, puoi farlo. È chiaro che per ottenere un premio interessante devi trovare titoli che abbiano una forte volatilità, quindi anche un maggior rischio di essere assegnato, però una forte volatilità, altrimenti il premio su una dimensione del genere in percentuale sull'intero capitale è una percentuale minima, ok? Cioè se tu prendi su una put 50 dollari, è chiaro che se tu devi fare il paragone di quanto ti ha reso in percentuale, diciamo in rendimento 50 dollari su 10.000, anche se il titolo è 1.000, è un po' poco, però ti permette di non avere grossi rischi sul trade. Allora, Nicola Cascio, mi sono perso 2 minuti, ma il gamma no? Ah. Wait. Ragazzi, il gamma è la derivata seconda del valore del sottostante rispetto al prezzo. Cioè, scusate, la derivata seconda del prezzo rispetto al valore del sottostante. Quindi è il delta del delta, il gamma, praticamente. Però non andiamo sul complicato. Passo per volta, Nicola. Il gamma ti dice come vale il delta, quanto vale il sottostante, in pratica. Però, ragazzi, il Comunque gamma è di tutte le greche, diciamo, conosciute, più famose, che sono il delta, il vega, il theta, il rho e il gamma, ricordati che il gamma è l'unica di queste greche che è derivata seconda. Le altre sono tutte derivate prime, ok? Quindi il gamma è una derivata seconda. Come il gamma, magari lo faremo in un momento più avanzato,
ci sono tantissime altre derivate seconde. C'è il Color, c'è il Vanna, c'è il Bomma, ce ne stanno tantissime. Le faremo nel corso avanzato, però da capo stiamo mettendo la prima marcia. Ma... Esatto, non è il caso. Allora, le Naked... Sì, ragazzi, io... Sì, cioè, le Naked le potete coprire con tutte, le potete coprire con... Con un'altra opzione. Le copie con un'altra opzione, ma perché non le copie con un'altra opzione? Io, scusate, no? E chiedo Venia... Con un sintetico, Renato, anche. Cioè, puoi coprire con qualsiasi cosa. Io chiedo Venia... L'unica cosa è saperlo fare. Scusate, ma non è più semplice fare una cosa del genere? Questo è un trade vero fatto, non da me, fatto da un nostro studente. Ma è meglio fare una cosa del genere, piuttosto che andarsi in pelagà con le Naked e arrischiare il cosiddetto posteriore. Questo è il trade che un nostro studente spiegherà agli altri, che ha iniziato a fare trading da quanto? Da maggio scorso? Cioè, noi crediamo, no, che ci siano... Questo trade, cioè, questo è uno studente del corso Free Trade che ha applicato le regole del corso Free Trade e trada attualmente... in maniera profittevole e tranquilla con il nostro corso Free Trade che siamo fieri di aver fatto e noi siamo un po' allenti, noi siamo veramente siamo come un po' razzisti forse con le Naked, anche perché noi ve l'abbiamo detto ragazzi, cioè, noi seguiamo, no, tante persone, tanti tosti in America e tutti quando parlano di shorting o di quelle famose income strategies, cioè prendere premio, loro in queste income strategies, scusate ma c'è un po' che sta bombardando di mail, sta succedendo qualcosa sul mercato? Non credo, sta mandando un sacco di mail, scusate un attimo, no niente. Loro entrano su queste opzioni, su queste strategie cosiddette income a debito. Andate, e questa è gente che gestisce hedge fund, non è gente che tre anni fa faceva... il pizzicarolo e mo si è messo a fare opzioni, cioè come me e Paolo, insomma, cioè abbiamo l'alimentari sotto casa e poi facciamo opzioni. Allora, il casino tutte le parebbe che si muovono contemporaneamente, spero di capire bene. Non ti preoccupare, Fabio, piano piano le prendi tutte, dentro tutte. Ti preoccupare, sempre, te sei troppo preoccupato, non ti devi preoccupare. Fabio, sei tranquillo. Fidati. Piano piano. Nicola, ancora il gamma è un acceleratore, Nicola, infatti il gamma è un acceleratore del delta, no, però no. Se ci segui ci arriviamo piano piano anche noi, quindi non... però hai ragione, sì, diciamo che il gamma è un acceleratore, sì, proprio considera l'accelerazione come accelera, siccome hai visto, no, il delta 50 della call quando il sottostante sale cresce, di quanto cresce te lo dice il gamma, è l'accelerazione, sì, bravo. Lo puoi chiamare accelerazione. George, ci sono trade. Sì. Ho capito, bisogna vedere quanto serviva un delta 2. E sono le tipiche cose che diceva l'altra volta Paolo, no? Sono le tipiche cose che 99 volte su 99,5 volte su 100 ti fanno prendere qualche spiccio. Quella 0,5 volte su 100 che non ti fanno più allo spiccio, ti fanno pigliare una legnata nei denti. Esatto. No, dai, riguarda, non è vero, dai, non fa, se voi come mio padre, i medici, oh, non voglio capire matematica, non è vero, avete fatto cose molto più difficili di queste nella vostra vita, riguarda. Rebecca, rivediti questo video, perché guarda che è veramente un approccio semplice, e il delta poi, se vogliamo, è una delle greche più semplici, perché è la direzione. Pensate al titolo come D delta D uguale direzione, T teta uguale tempo con la T, V vega uguale volatilità, quindi l'iniziale è un po' ti fa capire a quale movimento, diciamo, si riferisce, ok? Le strutture probabilmente usate sono a debito o a credito? Né a debito né a credito, sono tutte, Gianluca. Ma la maggior parte sono a debito, quelle che facciamo, di cui mi stai parlando prima, 6, 6, 6, 4, che sono a credito?
Cioè, no, no, ma diciamo che sono... Sì, diciamo, il vantaggio... Cioè, ce l'hai tutte e due. L'ideale, ti diciamo un segreto, diciamo, no? Che molti non lo dicono, perché magari neanche lo sanno, che molto spesso chi fa... Cioè, molto spesso chi fa a credito, che questa è una cosa che viene detta comunemente, diciamo, una specie di mito, no? Bisogna essere venditori sul mercato. Cioè, ragazzi, è una stronzata che viene, scusate la parolaccia, è una cosa che viene detta, ma è un modo di dire, perché ad esempio io e Giuseppe siamo venditori sul mercato, nel senso che noi prendiamo teta al passaggio del tempo, guadagniamo, ma non siamo venditori, quindi facciamo strategie a debito, ma che allo stesso tempo ci danno al passaggio del tempo il guadagno. Quindi è solo una capacità di saper gestire le opzioni in una certa maniera. Tutto lì. Non è una questione di debito o credito. Ragazzi, sjoption.com, Morris Puma. Diciamo che parliamo sempre di Scotto, di Rompertino, di nostri di Robert. Ah, Morris Puma, noi siamo suoi allievi, siamo suoi seguaci, lo seguiamo, gli diamo parecchi soldi, migliaia di dollari ogni anno. Le sue strategie, che si chiamano Method One, Method Two, primo, quando qualcuno parla di Morris Puma, chiedergli come si chiamano le strategie di Morris Puma. Se non ha visto le strategie, non sa come si chiamano. Fatevi dire qual è l'ultimo metodo che ha tirato fuori Morris Puma. Allora, i metodi di Morris Puma sono tutti, senza esclusione alcuna, a debito. Okay? E lui ti fa vedere, tra l'altro sul sito suo ci sono anche alcuni video gratuiti, mi pare che ce ne sia uno dove fa vedere perché l'Iron Condor è una strategia sbagliata. Lui è un po' estremo su questo, noi non siamo così estremi, però se volete guardate, è in inglese. Noi comunque nel corso intermediate o nell'advanced vi faremo vedere perché l'Iron Condor è sbagliato. Però diciamo che quando arriveremo alle strategie parleremo anche dell'Iron Condor, perché l'Iron Condor è comunque una delle strategie delta neutrali, la classica strategia delta neutrale, ma comunque molto pericolosa, cioè noi non la facciamo, infatti. Rebecca, sì, riguardo il video, magari non 10.000 volte, se no, però prova anche a vedere i delta sulle due piattaforme di Kofi. Esatto. Guarda, tu c'hai Interactive Broker, ti apri una strategia e te l'analizzi anche su Interactive Broker, se vedi il delta come varia. Guarda, io se volete... Anche delle posizioni, Rebecca, anche le posizioni che c'hai aperte, metti sulla colonna il delta e guardalo come si muove, man mano che si muove il guadagno che ti va in profitto o ti va in perdita, e passa il tempo, osserva cosa succede al delta. Allora, per chi usa Interactive Broker, siccome noi sappiamo che Rebecca usa l'Interactive Broker, se abbiamo fatto una coach qualche giorno fa, allora Rebecca, ti vedi sta cacchio di opzione, non so che ho preso qua, Apple, vai su una qualunque scadenza e dici, ma io questo non ho mai usato sta cosa, voglio comprare, compri la leg e ti fai il profile. Vedi qua sopra ti metti, vedi il profit and loss, ti metti il delta e inizi a ragionare. Vedi, questo è il delta al 5 febbraio e questo è il delta al 21 febbraio, al 21 gennaio. Quindi questo è il delta alla scadenza. Vedete il discorso che vi facevo io, che praticamente c'è un salto sul valore della demanda, e questo è il 21 gennaio. Poi inizi a navigare e vedi come cambia il delta e vedi i numeri del delta come cambiano. Suoni singolo strike, vedi, ti dice qua sullo strike 145, ti dice qual è il delta, e guardando le cose le impari, cioè inizia a capire come si muovono le variabili. Certo, non capirai tutto all'inizio, perché tutte quelle interrelazioni che abbiamo detto, quando la volatilità cambia, quando il tempo cambia, non le vedi, però qui già vedi come cambia il delta sugli strike e come cambia il delta rispetto al tempo. Quindi hai coperto 2-3 delle cose che abbiamo detto in questa lezione, guardandole dal vivo. Metteteci le mani, ragazzi, pertanto ovviamente male, no, certo, metteteci le mani senza fare trade a cavolo, quindi meglio partire a debito, si dorme meglio, è anche più efficiente, diciamo. Dai Paolo, condividi sti trade a Gianlu, ti piacerebbe? Già, oggi ti ho detto pure in chat, tu per noi sei su Stratagem, sei uno studente, non diciamo, però noi ti aiutiamo lo stesso perché sei un caro amico, quindi mo pure i trade, quanti ne vuoi?
Vabbè, ragazzi, noi abbiamo raggiunto quasi l'ora. Beh, abbiamo iniziato un po' più tardi. Abbiamo visto pure un po' di Alberto Max Tortora. Se avete altre domande, vabbè, cioè, se Ermanno, assieme ad altre funziona cosa? Vabbè, comunque ci vediamo la prossima settimana, no Giuseppe? Andiamo avanti con le greche noi, no? La settimana prossima sarà il tour del tè, sarà un po' più facile. Ok. Poi faremo il Vega, e poi vi abbiamo promesso che vi faremo come gift finale il corso sulla protezione con Married Put. No, Michele, non è una buona base di studio, è la buona base di studio. Cioè, però è una base di studio sulla parte delle formule, tradotto in Italia, fra l'altro, dal mio ben amato professore della LUIS, che è il professore Emilio Barone. Quindi è un must il libro di Hull, però è per chi lo vuole affrontare dal punto di vista matematico, non dal punto di vista della strategia sui mercati. C'è molto poco di strategia, c'è molto, molto di matematica. Se vuoi ammetterti dei guai, leggi bene l'inglese, leggi di un'altra cosa pesantissima, ma... Cottol. Charles Cottol, il rischio d'otto, soprattutto se trovi il primo libro, Option, Perception and Deception, che è introvabile, noi ce l'abbiamo ovviamente, comprato da una libreria americana usata, con il timbro della libreria ancora sopra di quando lo comprai, con il dischetto originale di Charles Cottle, quello Option, Perception e Deception, oppure quello che trovi anche in PDF in rete, che è Option, The Hidden Reality, che è un altro, che sono dei mattoni praticamente pesantissimi, peggio che andare a scuola e studiarsi il libro di Epica da 3000 pagine. Fai prima a seguire noi che ti spieghiamo tutto. Soprattutto se ti leggi Charles Cottle, l'argomento uno degli argomenti più interessanti di Cottle è la position dissection, che faremo nel corso avanzato più avanti, poi vi spiegheremo. La position dissection è molto interessante. Sì, è vero. Va bene, abbiamo finito, Giuseppe? Io sì, mi mangio la pizza. Ragazzi, saluto a tutti, grazie per essere venuti. Siamo giovedì prossimo con il TEDA. Grazie e buona serata a tutti. Ciao.